Buonasera a tutti. Sperimentiamo un modello tecnologico nuovo, ci chiede di Catanzaro, un po' di collaborazioni che inizio subito a ringraziare. Radio Popolare Catanzaro seguirà tutto l'evento del lavoro in testa, così come Liberi TV sta seguendo e iniziamo, diciamo, con l'inaugurazione, con il primo convegno, tutta la festa. Ripeto, buonasera a tutti, vi ringrazio per essere presenti al convegno di apertura della festa provinciale per il lavoro della CGIL di Catanzaro. Non è, diciamo, insomma, un sacrificio da poco essere qui il 7 giugno alle 4 del pomeriggio, alle 5, visto che siamo in ritardo, per discutere un po' di iniziare, diciamo, a lanciare il percorso che traccerà le parole d'ordine della festa. Noi partiamo oggi con la prima giornata, Cultura Popolo ed Europa. Il posto in cui ci troviamo, diciamo, è palese quello che abbiamo voluto significare dal punto di vista della cultura e come la CGIL di Catanzaro intende la cultura. Noi abbiamo assistito nel passato, poi ci sarà modo durante la giornata per i convegni che tracceranno il nostro percorso a discutere anche di queste cose. Abbiamo assistito al fatto che i nostri beni culturali, per esempio Sibari, per ragioni di incuria da parte della politica rischiava di affondare nel fango, e affondata nel fango ma rischiava di restarci. E abbiamo anche degli esempi da questo punto di vista negativi della politica, quando i ministri che sono seguiti hanno detto che la cultura non si mangia. Abbiamo detto e ribadito, insomma, che quella era una cavolata. Aggiungo che ad oggi, all'inizio di questa festa, di un percorso, diciamo, organizzativo iniziato mesi fa, con tutte le difficoltà per organizzare a Catanzaro un tipo di evento del genere, con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato e con tutte le economie che abbiamo mosso per poter organizzare questa festa, credo che alla fine, diciamo, quando avremo il bilancio mostreremo proprio il contrario, che abbiamo creato, prodotto anche noi con il nostro piccolo, abbiamo mosso, diciamo, il motore che poi spinge il lavoro, che può spingere, diciamo, una nazione a risalire la china dopo una crisi e dentro una crisi profonda. Ma il mio deve essere un breve saluto, perché da ora ho da fare ancora tanto rispetto al convegno, diciamo, inaugurale di questa sera, che terremo alle 19 sul palco proprio nella cornice della Basilica, dove poi seguirà una commedia teatrale esilarante sul tema delle donne, sul tema del precariato, e ci sarà poi Ciro Giustiniani in Medin Sud. Vi annuncio da ora che il quartetto jazz è saltato, proprio perché sono difficoltà tecniche e problemi non avevamo previsti, avevamo previsto inizialmente, hanno fatto sì che quest'altro pezzo, diciamo, del spettacolo che avevamo previsto non ci sarà. Sono, diciamo così, il bello della diretta, il bello del fatto, insomma, che è la prima volta che ci sia pure la seconda festa, la prima volta che ci sperimentiamo in un'organizzazione del genere, e qualche problema, diciamo, ci sarà sicuramente nelle tre giornate. Per questo chiediamo venia e chiediamo scusa già da subito a tutti voi. Dopodiché noi abbiamo voluto partire da Borgia, abbiamo voluto partire dalla tradizione del primo maggio di Borgia, proprio perché è legato al lavoro in festa, perché negli anni la storia del primo maggio di Borgia e la storia dell'occupazione delle terre si sono incrociate, hanno avuto una continuità culturale, politica e sindacale dentro la CGIL e dentro la nostra storia. E noi abbiamo creduto, appunto, che il miglior modo di cominciare era portare degli esempi concreti di quello che è stato il movimento per l'occupazione delle terre, che diceva semplicemente una cosa che oggi può apparire banale, se non completamente impossibile, cioè la terra è di chi la lavora e che quindi i beni comuni
il bene terra, il bene ambiente, il bene che non viene utilizzato deve essere utilizzato in nome del popolo e per il popolo, per far provvedere le classi lavoratrici. È una cosa che dentro, diciamo, il contesto culturale nel quale ci troviamo va parecchio in contrasto con il contesto culturale nel quale ci troviamo, e noi vorremmo però provare a dire che queste cose, insomma, ancora si possono fare se si parte, ma si ha la testa impegnata sui temi del lavoro, cioè se la politica, le istituzioni si impegnano in questa direzione. E quando diciamo la politica e le istituzioni non pensiamo sempre a Roma, perché anche qui, insomma, dobbiamo toglierci l'abitudine di pensare, diciamo, che i problemi si risolvono tutti a Roma e i problemi si possono risolvere solo attraverso le politiche nazionali, perché le politiche comunali, le politiche provinciali, regionali influiscono nella maggior parte dei casi a determinare sia l'erosione dello spazio, per esempio, del tema della seconda parte, della seconda sessione di questo pomeriggio del convegno, quindi dell'erosione dell'ambiente, del fatto che tu, per via di un favore fatto ad un amico, per via di un favore fatto a qualcuno, neghi a tutte le altre persone la possibilità futura di poter utilizzare quegli spazi, e quindi non metti in campo delle politiche per la crescita che appunto si possono fare a livello comunale, regionale e nel piccolo, e che però, insomma, alcune cose hanno bisogno naturalmente di una cornice politica forte, nel momento in cui dentro, diciamo, le azioni, le scelte della politica, c'è dentro la testa di quelle scelte appunto, insomma, il lavoro e i temi e del lavoro. Ora io non voglio farla più lunga perché avrete modo di ascoltarmi più tardi insieme agli altri ospiti che chiuderanno il convegno di questa sera. Io intanto nel salutarvi saluto e ringrazio la presidenza di questa iniziativa per essere presente, a partire da Riccardo Bruno che è vice sindaco di Borgia, quindi il nostro padrone di casa, coloro che, i quali ci hanno voluto ospitare, l'hanno fatto anche mettendoci, diciamo, a nostro agio, diciamola così, perché hanno favorito il fatto che la festa si potesse fare in un contesto particolare come questo. Walter Schiarelli, il segretario generale della Filiera CGL, della categoria che di tutela rappresenta i lavoratori del settore edile, i lavoratori del restauro, che insieme, insomma, alla CGL hanno appunto questo pezzo di vertenza sullo spazio zero, sull'evitare appunto di ancora una volta, diciamo, occupare terreno e terra che è di tutti, ma provare, diciamo, a rilanciare un settore che è in crisi, in profonda crisi economica, in profonda crisi di occupazione, partendo da cose differenti, partendo da politiche e misure differenti. Infine Fulvio Fammoni, stato segretario confederale della CGL e presidente della Fondazione Di Vittorio, una figura a noi molto cara, quella di Vittorio, così come quella di Fulvio, nel senso che abbiamo voluto che lui fosse qui a discutere stasera all'inizio appunto di un percorso storico, che è un po' il lavoro che la Fondazione Di Vittorio fa, quello del recupero della memoria, del recupero dell'esperienza sindacale, ma poi insomma trovare insieme ai giovani della CGL, ai giovani che sono vicini alla CGL, ai giovani che di questo paese, no, a discutere del futuro del sindacato. Questo lo faremo poi stasera dalla Repat, discutere del futuro del sindacato e quindi del futuro di questo paese. Non vi ho presentato, ma sono padrone di casa, tra virgolette, quanto me, Susanna Racava, che conoscete tutti, è la responsabile della Camera del Lavoro di Borgia, e Enzo Scalese, che, al quale cedo la parola, il segretario generale della Fillea CGL Catanzaro Lamezia, che coordinerà sia questo che il convegno successivo. Le informazioni di servizio sono che i programmi sono a disposizione all'ingresso, così come qualcuno l'abbiamo provato a distribuire qua, che alle 8 ci vediamo dopo i convegni nell'area parco per iniziare la inaugurazione, diciamo, vera e propria, tra virgolette, di questi 3 giorni, e c'è a disposizione, abbiamo
provato, diciamo, per vista la calura, vista il fatto che resteremo qui un po' di ore anche ad allestire un angolo bar all'ingresso del parco, e abbiamo, diciamo, ancora in dotazione diversi biglietti della lotteria che invitiamo, diciamo, ad acquistare perché è un sostegno all'iniziativa, cioè sono i soldi che ci permettono poi di pagare e di pagarci, diciamo, questa tipo di organizzazione che abbiamo messo in campo. Poi ci sono, ripeto, nelle brochure che abbiamo realizzato tutte le informazioni che sono necessarie. Buon lavoro e buona continuazione a tutti voi, grazie. Nel nostro paese dalla fondazione della stessa ad oggi.
Il primo maggio, infatti, viene inteso non solo come la festa nel nostro paese del lavoro, ma costituiva e costituisce motivo di rivendicazione di diritti e tutele sul lavoro. Una festa molto sentita, molto sostenuta. Infatti il patrimonio fotografico che il nostro possesso ne è la dimostrazione, data la partecipazione notevole e costante di uomini, donne, pensionati, pensionate, ragazzi e ragazzi. Infatti ogni anno ricorda il valore di questo giorno, percorre proprio al centro il lavoro inteso come dignità, come conquista, come diritto, come priorità, proprio per il benessere dei lavoratori e della società tutta. Infatti ci tenevo a dirlo, cari compagni, cari pensionati, proprio perché porge a questo impegno, ogni anno ricorda questo impegno, l'impegno del nostro movimento sindacale e i traguardi che ha raggiunto, che hanno raggiunto i lavoratori proprio in campo economico e sociale. Io ci tenevo a farvelo sapere anche ai nostri compagni internazionali. Quindi grazie a tutti quanti voi e grazie per essere qui presenti oggi a questo convegno. Grazie. Grazie per aver ricordato i compagni che hanno creduto sempre in questa festa dei lavoratori, che hanno dato sempre il loro contributo. Io do adesso la parola al sindaco, che è qui con noi, che ringraziamo per aver organizzato e ospitato pure la nostra iniziativa qua nel Comune di Foggia. Buonasera a tutti, vi saluto tutti i presenti, il mondo della CGIL, il tavolo della Presidenza, ringrazio il mondo della CGIL. E voglio partire intanto dal ringraziamento e dall'impegno che la CGIL è quella, la dimostrazione che mette in campo nel nostro territorio, nel Comune di Foggia. Grazie per essere qui. Grazie per aver organizzato questa grande manifestazione, questa regione, la possiamo chiamare itinerante, un tema così importante come quello del lavoro. Però io voglio partire intanto dai saluti e ringraziamento alla Camera del Lavoro Foggia, a Franco, a Susanna, per l'impegno che mettono in questa comunità a disposizione dei tanti cittadini che sono punto di riferimento in questa struttura, che negli anni si è creato, voglio dire, questa rete, e grazie ai tanti che hanno praticamente contribuito con la loro presenza, ma anche con la loro battaglia. Perché se oggi parliamo della festa del primo maggio, la festa del maggio non è solo per chi la vive, ma per chi negli anni ha contribuito pagando un prezzo così alto. Noi siamo quel comune dove abbiamo avuto l'occupazione delle terre, che ha rappresentato un momento storico, un momento di rilancio, un momento anche snodo di quella che era un'economia debole. Oggi non viviamo una condizione così tanto agiata, quindi oggi ancora di più parlare di problemi del lavoro è un qualcosa di attuale in un momento di grande crisi nazionale e mondiale. Allora quando la CGIL vuole affrontare e vuole aprirsi con queste giornate, questi appuntamenti, sicuramente noi dobbiamo cogliere e dobbiamo dare anche un nostro contributo, un contributo che deve venire non solo da chi vive le difficoltà, ma anche da chi rappresenta le istituzioni, dalla politica. Giusto l'intervento che ha fatto Giuseppe, il suo intervento introduttivo e anche la relazione di Susanna, fanno sì che noi dobbiamo lavorare insieme per affrontare questioni e vedere come poterle risolvere. Quando oggi in una politica del lavoro, una politica che prevede una, diciamo, una condizione di precariato che bisogna sicuramente superare, perché oggi il lavoro flessibile non ha portato a dei risultati importanti. Noi come parte politica anche possiamo, penso che anche per la guida che noi oggi abbiamo, alla guida del governo e con chi rappresenta anche il partito, per l'esperienza che negli anni ha avuto anche nelle organizzazioni sindacali, può diventare un punto fermo per il supporto, quindi anche poter recepire le istanze che vengono dal mondo del lavoro. Noi siamo qui in questo, quando Giuseppe Valentino diceva la cultura, qualcuno dice ma non siamo convinti di questo, che la cultura non può portare ricchezza. Noi diciamo che dalla cultura si parte per creare una condizione di ricchezza e di rilancio dei settori, anche perché noi viviamo una condizione
non sicuramente non positiva in tutti i settori, come nella sanità, come nei servizi, come nei trasporti. Siamo in una terra che è in emergenza perenne. Allora in questa terra noi, siccome abbiamo delle grandi risorse, e quando parliamo di risorse culturali, questo è un luogo sicuramente che rappresenta il fiore all'occhiello di questo, non solo di questo territorio, non solo della provincia di Catanzaro, ma ritengo della Calabria tutta. Quindi l'impegno e quindi valorizzare anche i siti archeologici. Noi chiudiamo qui l'anno scolastico, facciamo le grandi manifestazioni, oggi la CGIL è qui, accoglie noi in questo posto. Noi diciamo, abbiamo detto sì e abbiamo dato anche per quello che è stata la possibilità un supporto, e noi continueremo a stare a fianco della CGIL su tutte le battaglie che vorrà intraprendere per il rilancio del problema del lavoro. Il lavoro in testa, un lavoro che non c'è, una condizione di grande emergenza. Noi abbiamo praticamente ieri avuto uno sbarco di 70 egiziani che sono qui nel nostro territorio, li abbiamo accolti, li stiamo sostenendo, stiamo cercando di dare il massimo del supporto, perché la Calabria può vivere e anche storicamente è una terra di accoglienza, è una terra di solidarietà, è una terra che vuole testimoniare quella che è la nostra storia, che non può essere rappresentata da quei fatti che magari sono tanti e che noi abbiamo vissuto e che abbiamo subito in questa terra. Questi atti, io ho visto la sensibilità di tanti oggetti che in questi piedi oggi ha voluto partecipare a dare il supporto a quei ragazzi. Ci sono 45 ragazzi tra gli 8 e i 18 anni che sono presenti nella scuola di Roccelletta. È un qualcosa che ho toccato, li ho visti ieri sera che magari dormivano una prendita con abbracciati, magari non sono nemmeno fratelli, però vuol dire quella vicinanza in un'esperienza negativa, in quella con barconi che sono sbarcati qui, e noi dobbiamo sicuramente fare il massimo, perché non è una situazione che è bella, non è una situazione che abbiamo. Anche i nostri genitori sono stati migranti, forse in una condizione più diversa, poi oggi vi dice la vera, quindi vedo prima la speranza, non altro sono andato indietro. Quindi mi auguro che da questo sbarco questo si possa aprire una speranza per che auguriamo a tutti coloro che vivono su questa terra, anche da lo dico da amministratore, ma lo dico anche la raccolta. Quindi dicevo prima. E quindi l'impegno che ci deve essere su queste tematiche. Io non la voglio fare lunga perché devo anche andare via per firmare le ordinanze, perché ci sono anche vari impegni rispetto a questo evento, dove noi dobbiamo collocare e vedere dove dare l'ospitalità per ponere le strutture in Calabria, e però alcune persone voglio fare. Quando in questo territorio io ho visto le tante battaglie che sono state fatte, e non sono delle battaglie che sono finalizzate a scopi, ad arcifini, si vanno per cercare di assolvere a quella che è un'esigenza che il popolo, che i cittadini praticamente vogliono vedere, pretendono, e quindi cercano di guardare avanti. La CGIL in quelle che sono le attività sindacali ha fatto sicuramente una differenza. Io mi sento così vicino alle tante battaglie, e da quella posizione io rappresento anche delle difficoltà, sono insieme a voi, insieme ai lavoratori, insieme a tanti cittadini di Borgia che guardano con grande attenzione la CGIL, e mi auguro che sicuramente su questa strada noi possiamo percorrere una via che ci possa portare a uno sviluppo che sia economico, che sia culturale, ma che sia sicuramente di una prospettiva per le future generazioni. Noi lasciamo una Calabria, un'Italia che sicuramente non è migliore di quella che abbiamo trovato. Le condizioni sono peggiorate e mi auguro che in questi anni riusciamo ad accelerare i tempi, anche in questa difficoltà, a parare il tiro e a creare un percorso sicuramente sicuro nel presente. Grazie. Grazie Sindaco, ripeto, per l'ospitalità, per le cose che ha detto.
Io se qualche minuto da dedicarci, poi la metterei al secondo appuntamento di stasera, perché anche là ci sono delle cose che qualcuno delle amministrazioni dovremmo condividere. Va bene, poi non vi voglio però il tema per la discussione per stasera va in quella direzione che voglio dire tutti quanti abbiamo in testa. Io do la parola a Fulvio Ammoni della Fondazione di Vittoria, così subito. Buonasera cari compagni e cari compagni. Io penso di avere sempre già visto tutto in Italia, invece qui non c'ero stato. Ed è un posto bellissimo. Questa è l'Italia. Una terra che ha la sua unica e vera materia prima. Non abbiamo petrolio, non abbiamo metano, prezioso. La nostra vera materia prima è una. La nostra arte, la nostra cultura, la nostra storia, la nostra produzione culturale, il turismo. Questo è il vero patrimonio di questo paese, un patrimonio svalorizzato negli anni, nei secoli, non adeguatamente propagandato e soprattutto non adeguatamente sfruttato. Venendo qui, in aereo sono atterrato a Lamezia, l'aereo era pieno di russi. Mi sono chiesto perché, poi mi hanno spiegato che c'è una specie di convenzione tra la regione Calabria e non so quale parte della Russia, e questo sicuramente è un fatto in sé positivo. Ma quante di quelle persone transiteranno? Quanti conosceranno un posto meraviglioso come quel curato, in maniera straordinaria come questo parco archeologico? Ecco, io credo che dobbiamo partire da qui perché in un momento difficilissimo per il nostro paese, per il lavoro, in cui siamo costretti a portare sempre brutte notizie, cattive notizie, la verità purtroppo è questa, a volte ci piace perfino parlare, raccontare le cose. Noi invece possiamo e dobbiamo dire che abbiamo dei punti di eccellenza, che dobbiamo saper far vivere, che dobbiamo saper valorizzare. Sono partito da qui perché tutto questo si lega un po' con la nostra storia, le cose che tu dicevi nella relazione sul formaggio, le lotte per le terre, lì si è formata la vera grande CGL di Vittoria. Il tema della mancanza drammatica di lavoro che esiste in questo paese e naturalmente come sempre con un peggioramento molto grave del Mezzogiorno d'Italia, la situazione del Mezzogiorno d'Italia, con il futuro che noi dobbiamo e possiamo affrontare. Partiamo da qui. Noi abbiamo appena proposto, la CGL ha appena proposto di fronte a questa situazione un piano per il lavoro. Abbiamo detto se l'Italia vuole uscire da questa crisi drammatica in cui si trova, l'unica possibilità è ripartire dal lavoro, dal buon lavoro. Altro non esiste. Per farlo noi dobbiamo battere una concezione che nel corso di questi anni è andata molto avanti, che ha l'idea del lavoro come lavoro, non come elemento di sviluppo delle persone, ma come cosa, come fattore della produzione. Guardate, però se è così, meno costa meglio è. Più è facile liberarsene, meglio è, non è una particolare cattiveria, è una concezione che ci ha portato a questa situazione. E uno dei fattori che ci hanno portato a questa situazione drammatica che noi adesso dobbiamo affrontare. E allora io credo dobbiamo dirci tutti assieme che dall'emergenza Italia, quella del Mezzogiorno, può essere davvero una grande risorsa per poter far ripartire questo paese. Qui vanno affrontate alcune questioni fondamentali. Io poi purtroppo per voi dovrete sentirmi, alcuni di voi dovranno sentirmi anche in un secondo dibattito stasera, quindi di occupazione parlo nella seconda puntata della discussione. Ma questo è un paese che paga l'energia un terzo più cara del resto d'Europa. È uno dei nostri fattori di differenza competitiva. E può
soprattutto noi siamo il paese, stato in questa finestra che è dietro, siamo il paese del sole, siamo il paese del mare, siamo il paese del vento e dell'aria, cioè le tre grandi fonti possibili nel futuro per quello che riguarda l'energia alternativa, pulita, rinnovabile, ma a basso, bassissimo costo. Noi siamo il paese in cui ci sono 1.000, 10.000 di questi siti archeologici. Noi siamo il paese che ha la più ampia produzione di carattere culturale, musei, biblioteche, nessuna la varietà di prodotti che abbiamo noi, ma anche spettacoli. Ci sono alcuni punti di spettacolo che farete questa sera. E la CGL che la più parte da lontano. Subito nel dopoguerra, appunto in un'occasione sempre difficile, drammatica per il lavoro, su questi temi si ricorda, io ho solo letto perché non ero ancora nato all'epoca, ma di una straordinaria manifestazione a Piazza del Popolo a Roma di Giuseppe Di Vittorio con Anna Magnani, che parlava dal bar, con Vittorio De Sica, che parlava da quel palco per lanciare l'idea. Il futuro dello sviluppo del paese passa attraverso anche la produzione. Siamo ancora lì. Siamo ancora fermi lì. Abbiamo una arretratezza davvero molto complicata che dobbiamo recuperare. Certo, bisogna farlo in modo moderno, in modo innovativo, con la valorizzazione che le nuove tecnologie comportano per poter propagandare, per poter far vedere le nostre qualità, ma anche sapendo che non possiamo fare soltanto del mondo, interessa conoscere la nostra storia. Qui c'è una storia greca, c'è una storia romana, questo è il punto di eccellenza dal punto di vista. E però questa è una terra, è una zona, una realtà, dove queste questioni che parla dell'occupazione delle terre, che parla dell'agricoltura, che parla dell'alimentazione. Qui c'è un'altra grande frontiera che noi possiamo e che dobbiamo sviluppare nel prossimo futuro. L'agricoltura è stata abbandonata in questo paese, è stata considerata prima una questione di carattere residuale, poi addirittura di vergognarsi di parlare, di operare, di lavorare all'interno del tempo. Dall'alimentazione passano i grandi scontri del mondo, dalla pasta passano le grandi rivoluzioni del mondo, dalla qualità del prodotto oggi passa una possibilità di riscatto. In macchina venendo qui dalla Venezia ho attraversato dei vetri bellissimi. Sì, certo, noi abbiamo una possibilità davvero alternativa di poter fare cose, diranno altre successivamente, ma noi abbiamo ridotto dal punto di vista idrogeologico questo paese in una situazione davvero grave. Ormai bastano due gocce d'acqua per cui. Poi ci stupiamo quando vediamo i montini in Cina e frasi che crollano in televisione dentro al fiume. Ma in fondo che cosa succede in gran parte della realtà nazionale quando ci sono alcuni giorni, solo alcuni giorni di maltempo? E questa è un'altra grande frontiera del nostro possibile per il futuro. Non è che per riparare i danni spendiamo meno, se non dobbiamo dire prima. Anzi, forse spendiamo più soldi pubblici di quelli che potremmo, di queste questioni di cui sto parlando, sono elementi di possibile occupazione, di possibile lavoro e di possibile lavoro di qualità. Allora, quando si fa, fortunatamente ormai sono tante le feste della CGL in giro per l'Italia, quando si dice la priorità è il lavoro, la testa del lavoro, il futuro è nel lavoro, non diciamo uno slogan di un sindacato, diciamo la verità. E diciamo anche che la situazione che si è creata puntando invece solo su altro, solo sulla finanza, e che sta portando a questa situazione in cui in Italia 9 milioni di persone sono in difficoltà, a vario titolo, 9 milioni di persone, di lavoratori e di lavoratrici sono in difficoltà a vario titolo con il rapporto, con il loro lavoro. Guardate, stiamo parlando di un grandissimo problema democratico. Se la situazione non svolta, noi siamo alla vigilia di scoppi di protesta sociale come forse in questo paese non abbiamo mai conosciuto.
E questo non può essere una responsabilità solo del sindacato, non può essere un problema solo del sindacato, è un problema del paese, è il punto da cui partire, che traguarda anche, diciamo, alla nostra storia, alla nostra memoria. È possibile, ripartiamo da lì, perché ho capito che dice una storia importante, il omaggio. Il omaggio è una festa, da qualche anno è una festa più triste di tanti altri anni, perché è davvero importante da volte. L'omaggio è e deve essere soprattutto una festa, perché guardate, solo chi lavora sa quanto è importante il riposo, la festa, poter stare con la famiglia, poter vedere persone, ma chi non lavora oggi ha un problema, ha un problema drammatico che deve essere affrontato. E allora il vostro sindaco adesso vi parlava di uno sbarco di immigrati egiziani, cioè questo grande fenomeno delle migrazioni che attraversa il nostro paese. Noi siamo stati nella nostra storia un grande paese migratorio. C'è un'altra Italia, fuori dall'Italia, ci sono altri 60 milioni di persone di origine italiana che vorrebbero avere un rapporto con noi, vorrebbero avere un rapporto con la cultura, con la storia del proprio paese, e la lingua è la chiave, ovviamente, l'accesso a questa possibilità. Sarebbe un grande evento democratico di cui non si occupa nessuno, ma sarebbe anche un grande possibile investimento produttivo anche per le imprese italiane all'estero. Però guardate, non è solo la nostra storia. L'anno scorso sono emigrati 140.000 italiani, sono tanti, sono quasi di più di quelli che sono venuti in Italia. Poi il dato è drogato, perché purtroppo in Italia noi contiamo soltanto i regolari, i clandestini sono una massa confinata. E soltanto un paese come il nostro può far stare qui, lavorare, sfruttarli e non farsi pagare le tasse, non dare diritti a quelle persone. Ma è ripartito un'ondata migratoria fortissima, sono i nostri giovani che se ne stanno andando. 40.000 sono emigrati in Germania. 40.000 sono emigrati in Germania. Si tratta di un fatto gravissimo di immigrazione etnica, cioè sono i nostri migliori, sono i nostri cervelli che se ne vanno. Si parla sempre del basso livello della qualità dell'istruzione in questo paese, a volte anche con ragioni, poi si ha l'accentuazione, no? Di quanto si è basso il livello delle scuole, delle università meridionali. La gran parte di questi ragazzi che sono andati fuori si sono laureati qui, qui si sono spesi soldi pubblici per formarli e lì hanno immediatamente trovato lavoro. Si vede che non era così basso il loro livello di apprendimento, siamo noi che non siamo in grado di dare una prospettiva e uno sfondo a queste persone. Ma assieme a questa immigrazione, diciamo così, alta, continua, e voi lo sapete, conoscete tante persone, continua anche l'immigrazione, un'immigrazione italiana disperata verso i paesi dell'Europa, che nascosta da ricongiungimenti familiari, con famiglie che magari non hai mai visto da chissà quanti anni, è un modo per sfuggire ad una condizione, per darsi una speranza, per darsi una possibilità, magari verso paesi che poi, una volta che sei lì e ti sei ricongiunto con una vecchia famiglia di origine, magari ti offrono anche un minimo vitale, un'assistenza per poter tirare avanti, che noi non siamo in questo momento in grado di offrire. Ecco, questi sono i punti sostanziali su cui poter intervenire per dare una speranza, per dare un futuro. Per questo, ancora una volta, la CGL, diciamo, ha avanzato una proposta importante come quella di un nuovo piano per il lavoro. Nel merito di questa questione ne discuteremo stasera alle 8, spero, con tanti ragazzi e con tante ragazze anche di questa realtà, ma diciamo, questa Italia, l'Italia che sta più fuori, questo lungomare, questa terra meravigliosa, è un'Italia che ha tutte le possibilità di poter ripartire, che ha tutte le possibilità di potercela fare. Noi siamo tra quelli che vogliono che l'Italia ce la faccia e non faremo sconti a nessuno e faremo tutto quello che è possibile perché questa sia la prospettiva futura di questo paese. Io ritengo che la fuga dei cervelli è un problema serio anche per la Calabria. Adesso per me,
regione bisogna avviare. Do la parola a Walter Schiavella, che voglio ringraziare perché Walter è voluto essere qui con noi stasera per questo, ma per l'altra riunione che seguirà successivamente, viene da Parigi, quindi direttamente da all'estero, quindi ringrazio ben tornato. Se per questo pure Fulvio era possibile, ci tenevamo particolarmente ad essere qui e devo dire con assoluta franchezza che ne valeva la pena. Ne valeva la pena per partecipare a questa importante occasione di confronto promossa dalla Campania, ma ne valeva la pena anche per vedere un posto così bello e così inaspettato. È così inaspettato anche per chi gira l'Italia come la giriamo, che pensa magari di conoscere tutto, invece tutto lo conosce e trova sorprese come quella che abbiamo trovato qui, che ci danno uno spunto ulteriore di riflessione per capire come mai in questo paese riusciamo a mettere a fattore i tanti elementi di ricchezza che abbiamo. E su questo ho già sviluppato le tue riflessioni Fulvio, e magari avrò modo di ragionarne ancora più completamente nella seconda parte di questo nostro incontro. Oggi in questo primo momento di riflessione che è stato dedicato appunto a, anche a questo rapporto che ha questa terra con il lavoro e con la celebrazione che il primo maggio rappresenta, volevo partire da qui, provando un po' a ragionare sul senso e sul perché quella è una festa e deve restare una festa, perché ci consente di costruire un nesso, una relazione molto forte e evidente anche con la realtà di oggi. Il primo maggio è una festa, per noi deve continuare ad essere una festa, semplicemente per una ragione, che il lavoro che festeggiamo non è il lavoro appunto puro fattore produttivo, puro costo, puro strumento di sostentamento. Festeggiamo il lavoro nel suo valore costituzionale. Il lavoro cioè come strumento della costruzione e attraverso il quale si partecipa alla costruzione non soltanto del proprio futuro, ma del futuro della collettività nella quale si vive, del futuro del proprio paese. E quindi un lavoro che è connesso non a una concezione statica di sopravvivenza, ma un lavoro che è connesso ad una concezione che è fondamentale nella storia e nel presente, che è quello del lavoro come strumento di emancipazione collettiva e anche individuale rispetto alla valorizzazione delle competenze. Allora, è proprio questo che noi dobbiamo considerare oggi, proprio questo che dobbiamo prendere dalla nostra storia. Il lavoro quindi come inestricabilmente connesso ai diritti che incontra, il lavoro come inestricabilmente connesso ad un progetto di vita individuale o collettiva, e quindi come dimensione attraverso la quale si affermano anche i valori sociali e culturali di una collettività. E questo lavoro così descritto e così presente nella storia della nostra organizzazione, ma nella storia del movimento sindacale italiano, così vivo ancora in tante occasioni che in giro per l'Italia, come qui, vengono rievocati nell'occasione della festa. Quel lavoro vive, è presente in quella dimensione, oppure è costretto in qualche misura a ripiegarsi in una dimensione appunto più difensiva, più mesta, perché fa i conti con quanto quotidianamente ciascuno di noi vive, non solo per l'assenza del lavoro, ma spesso per la presenza di un lavoro che non ha quegli elementi, che non ha incorporati in sé quei diritti, quelle prospettive, quei valori di emancipazione ai quali invece
dobbiamo continuare ad essere. E questo è il punto sul quale, secondo me, la storia deve legarsi col nostro presente. È un po' anche il punto rispetto alla discussione che dovremo fare successivamente. Perché se noi andiamo ad analizzare quanto è accaduto in questi anni, ci rendiamo conto che, perché lo misuriamo quotidianamente, ci rendiamo conto perché, come dicevo Fulvio, spesso le menti più aperte, più disponibili, sono quelle che sono costrette ad andare via. Ci rendiamo conto perché posti come questo non hanno un flusso di turisti in media. Ci rendiamo conto davanti ai denti che questo processo di valorizzazione del lavoro non c'è. Ma non possiamo limitarci a valutare che non c'è. Dobbiamo iniziare anche a capire e contrastare ancor più quanto si è fatto, i processi che ci hanno condotto. E allora, per stare, per trovare un elemento di attualità, noi non possiamo non considerare anche con qualche elemento di preoccupazione quanto continua a accadere, quanto si continua a pensare di affrontare la crisi non costruendo processi di valorizzazione del lavoro, non costruendo processi capaci di creare lavoro, non necessariamente solo attraverso investimenti fondamentali che è necessario, ma anche attraverso processi appunto di valorizzazione delle competenze, dei saperi, delle scuole, delle culture. Ma continuiamo ad affrontare la crisi proprio nell'altra logica, quella cioè di considerare ogni elemento aggiuntivo al puro, alla pura prestazione lavorativa come un elemento appunto in più che si connota con un costo o perlomeno con un impaccio da superare, quasi che tutto quello che c'è in più in aggiunta al lavoro è quello che lo rende invece davvero valido e capace di creare sviluppo e crescita, fosse un costo, e che tutto quello che c'è in più in grado di orientare la disciplina del lavoro in una direzione di qualità fosse considerata un impaccio attraverso il quale si decide di non creare. È quello che è accaduto anche, è quello che in qualche misura almeno per il nostro settore, per i settori considerati da tutti i strategici per il rilancio del paese, quello delle costruzioni, si continua a fare, perché se a proposito di fare io vado a leggere il decreto del fare, questo fare a me non piace, continua a non piacere perché non c'è un'idea, al di là delle quantità di denari investiti, non c'è un'idea strategica di come il paese possa riconnettersi tra le sue aree principali, il primo obbligo sul mezzogiorno, attraverso una individuazione di priorità strategiche dal paesaggio infrastrutturale. Non c'è una capacità di rendere spendibili effettivamente e subito quelle risorse necessarie per attivare un processo virtuoso, non di costruzione di qualsiasi cosa, ma di costruzione di ciò che serve per rendere il territorio quello che deve essere, il luogo dove si vive nei suoi momenti, in sicurezza, e che diventa sufficiente esso stesso strumento di valorizzazione competitiva del lavoro e di vita energetica. Ma si continua ad agire in una logica di restrizione della spesa, ma è quel che è più peggio, perché sai, non c'è il debito, non ce l'abbiamo, ma almeno non si continui a considerare ogni regola come un impaccio. Io non capisco, ad esempio, quando c'entra in quel decreto l'intervento che allenta la responsabilità insolita nella catena degli appalti, non capisco cosa c'entra in quel decreto per creare lavoro l'intervento che allunga i tempi di presentazione dei documenti pubblici di regolarità contributiva, o dei pochi strumenti che abbiamo in questo settore per rendere trasparente e legale il lavoro a 6 mesi, con un ciclo produttivo che ha spesso fasi lavorative che durano 15 giorni. Non capisco soprattutto cosa c'entra per creare lavoro eliminare vincoli, norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Quando parliamo di lavoro che incorpora valori e diritti, ma qual è il diritto principale, se non qui da ricordare a casa la pelle? In settori così esposti,
che rappresenta il settore delle costruzioni. Ecco, questa filosofia che poi oggi ritroviamo in qualche misura nelle parole che dice sull'agenzia del ex premier Monti, che attribuisce alla CGIL, e stavolta ci fa la grazia di associarci anche alle altre organizzazioni sindacali, anche pure alle associazioni di rappresentanza delle imprese, ma alla fine ci affibbia la responsabilità di aver bloccato lo sviluppo del paese, ma l'abbiamo bloccato noi che rappresentiamo comunque degli interessi che in una società complessa devono trovare un luogo di sintesi e di composizione, o continua a bloccare lo sviluppo di questo paese chi si ostina a non dare valore al lavoro, chi si ostina a pensare che è possibile creare lavoro semplicemente con qualche piccolo incentivo, con qualche aumento delle flessibilità, con ulteriori aumenti e diminuzioni dei livelli delle regole, dei livelli di legalità, dei livelli di trasparenza e dei diritti per chi quei lavori li fa. Ecco, questo è il punto. Se del resto, guardate, qui non c'è da fare propaganda. E per riconnetterci appunto alla storia della faccia di basta pensare questo, ma quando questo paese, quando è cresciuto, quando si è messo al pari degli altri paesi con i quali è costruito il processo dell'Unione Europea, e l'Europa quando è diventata una speranza per i giovani e per i popoli europei, quando questo paese prima e l'Europa poi hanno percorso quella strada di emancipazione a partire dal lavoro, quando hanno avuto un'idea di crescita e di sviluppo, quando si è costruito il sistema di diritti, di garanzie, di regole, e quando su quel sistema si è costruito un modello sociale da parte dell'Europa, quello che è e quello che è stata per molto tempo, in quel momento siamo cresciuti e siamo avanzati. Quando abbiamo trasformato l'Europa nell'Europa dei banchieri e dei vincoli, come quelli stupidi imposti dal patto di stabilità, o quando abbiamo immaginato che il mercato superasse ogni altra logica e il lavoro fosse assimilato ogni altra merce, quindi l'unico elemento di produttività competitivo non era la sua qualità ma il suo costo, siamo arrivati al punto nel quale siamo. Queste politiche dimostrano la loro insufficienza al di là delle governi che partono dalla mera constatazione degli andamenti economici. Siamo al quinto anno di crisi, qualche mezz'ora fa, l'ultima stima di crescita del paese, siamo a meno 1,9%, peggio di ogni previsione, l'andamento dell'occupazione lo misuriamo ogni giorno, le condizioni soggettive delle persone le misuriamo drammaticamente ogni giorno, perché non manca solo il lavoro, mancano pure le condizioni sociali e ognuno è lasciato a se stesso. L'ultima riflessione per legare il presente e il passato a trovare su di noi, perché poi è facile dire altri, ma penso che questo momento e questa fase chiami in causa anche noi per riflettere come possiamo fare meglio, perché vedete, in questa frammentazione, in questa difficoltà, in questo rinchiuderci a difesa di quel che abbiamo, spesso abbiamo dimenticato un pezzo della storia, della nostra storia, un pezzo nell'utilizzo di quegli strumenti attraverso i quali in passato si sono fatte quelle opere, avete ricordato l'occupazione delle terre, eccetera. Soprattutto in un settore come il nostro, dove già si è soli spesso perché la dimensione del cantiere è una dimensione difficile, non è stabile, non è come una fabbrica dove si sta insieme per tanto tempo, dove non c'è nemmeno una strumentazione di ammortizzatori sociali in grado di tenere legate anche nella fase di crisi la gente. Troppo spesso probabilmente la nostra gente, i nostri lavoratori, quando hanno perso il lavoro hanno perso anche la dimensione collettiva del lavoro. E noi abbiamo perso la forza e il sostegno di chi poteva, se manteneva quella dimensione collettiva, aumentare la nostra capacità. E per questo penso che dobbiamo guardare quell'esperienza anche nell'oggi, perché se oggi dobbiamo rivendicare un cambio radicale di politica, una politica di investimenti e di qualità del lavoro, e lo facciamo con la forza dei nostri lavoratori occupati, ci inseriamo in un circolo vizioso, sono sempre più per lavoratori occupati, sono sempre più per disoccupati, o riusciamo a ricostruire intorno a questa idea forza del piano del lavoro anche una capacità di rimettere insieme questo universo,
di dare vita, dare forza all'esperienza dei comitati di lavoro che in tante regioni stiamo iniziando a sperimentare, e con quella, come, non come qualcosa di diverso che ripropone logica assistenziale, ma come una logica nuova dove quei comitati diventano uno degli strumenti della PINEA, della CGL, per articolare, per sviluppare, per dare forza al confronto con le istituzioni nazionali e locali, oppure noi, dimenticando un pezzo della nostra storia, ci priviamo oggi di uno strumento fondamentale, della forza della quale abbiamo bisogno per invertire una situazione che solo insieme, solo in questa dimensione, riusciamo probabilmente a cambiare. Come sempre, da soli e divisi non si va a cambiare. Come sempre, uniti solidarmente all'interno e intorno al sostegno di un progetto, e uniti per qualche possibilità in più di sbancarla, ce l'abbiamo. Grazie Walter, grazie alla Presidenza, in attesa che arrivano gli altri ospiti, quindi questo primo appuntamento veniamo qua, cominciamo subito anche perché ci sono gli altri subito dell'altra iniziativa, quindi se sono arrivati gli altri ospiti così cominciamo la seconda sessione.